Ciao a tutti, appassionati di anime e manga, sono Alex. Come sempre, vi do seguiti qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche il mio per stare sempre aggiornati. Tutti i link, come sempre, li trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a fare recensioni di Dragon Head, Questa è la versione omnibus della Planet Manga. Questo è il volume 1, prezzo 45 euro. E questo è il volume 2, sempre a 45 euro. Abbiamo il nostro protagonista, i nostri due protagonisti: Vita da Teo Okiu, un ragazzo un ragazzo e Akuseto, una ragazza, che eh, con la loro scuola stanno viaggiando su un treno, stanno entrando in un tunnel e poco prima di scoprire nel tunnel, Teru vede un lampo fuori, fuori dal tunnel, in lontananza, e appena entra nel tunnel sente un terremoto molto molto forte, il treno deraglia, e quando riapre gli occhi eh, non vede quasi nulla, perché è tutto al buio, ricordo che era dentro il tunnel, ma si accorge di essere... Lui, uno dei pochi sopravvissuti, sono solo in tre sopravvissuti, quindi ovviamente è un ragazzo giovane, di sperazione. c'è anche Seto, la ragazza, c'è un altro ragazzo che impazzirà, per... impazzirà molto la svelta, devo dire, dovranno cercare di sopravvivere ma si renderanno conto che il tunnel è franato sia da un lato che dall'altro, quindi restano chiusi e sperano all'inizio nei soccorsi, ma... Ma, la, ma in fretta quasi perdono le speranze. Eh, quindi, qua vediamo proprio la privazione della luce, innanzitutto cibo e acqua cominciano a scarseggiare, la solitudine, in qualche modo. Quindi, vediamo tutte le paure che può avere un ragazzo, ma anche una persona adulta. Soprattutto tutti i cadaveri che ci sono in giro, qui, neanche l'odore inizia a essere nefasto. E soprattutto l'incertezza di sapere cosa sia successo davvero e se qualcuno verrà davvero a cercarli e riuscirà a trovarli. E soprattutto se farà in tempo a trovarli. E quindi parte questo viaggio di loro due: e riusciranno a uscire, troveranno un Giappone completamente stravolto diverso non riescono a capire se è successo un attacco nucleare perché hanno tutto distrutto eventi atmosferici al limite dell'impossibile eh, l'aria malsana eh, poco cibo poco acqua eh, sembra un inferno se all'interno non capiscono se proprio appunto se è successo una guerra un attentato nucleare eh, qualcosa di eh, naturale catastrofico quindi non riescono davvero a rendersi conto anche perché non trovano anima viva per molto molto tempo e i pochi che trovano o sono morti o li vogliono morti. Eh, sono molto impazziti, tutti dovranno uscire a sopravvivere in questo mondo che sembra post-apocalittico. Eh, questo non ha un vero e proprio finale, cioè perlomeno ha un finale molto aperto, eh, non è un finale conclusivo e basta. Ovviamente piano piano alla fine ci diranno cosa è successo, capiremo cosa è successo in questo mondo, a Tokyo e in tutto in Giappone, vedremo parecchie loro disavventure e in particolar modo come tutte le cupidigie dell'animo umano, tutte le nefandezze che una persona può essere capace e soprattutto perché, essendo un mondo post-apocalittico, le leggi mai non contano più nulla. E quindi ognuno vige, la legge è il più forte, quindi dovranno un'unica cosa sopravvivere molto... Eh accedere un po' lo stile di disegno magari sto qua il loro compagno di classe impazzito totalmente impazzito eh, la paura attanaglia i loro cuori soprattutto all'inizio poi la resilienza e l'animo umano ci farà l'abitudine eh, ecco ci farà l'abitudine pa alla paura l'orrore all alla disperazione perché è molto forte nell'animo nelle persone eh, il desiderio di, so di sopravvivere quindi lo spirito di Sopravvivenza eh, Sarà davvero eh, Sarà quello che gli farà andare avanti Soprattutto essere in due Non essere soli Comunque avere qualcuno con cui appoggiarsi E chissà Quali altri sentimenti potrebbero nascere tra loro due eh, Ecco un finale né triste eh, né felice Ecco Un finale molto aperto Non c'è un happy ending eh, Interessante Mi è piaciuto come, come manga eh, Ecco Avrei preferito magari un finale un più deciso, ecco, più per capire più al dunque. Però ci può anche stare così, ognuno ha i suoi gusti, ecco, nel senso non è che se non piace a me o piace a me è per forza uguale a tutti gli altri. Ecco. Io non sono uno di quelli che se la pensi in maniera diversa da me, allora non capisci nulla. Cioè, no, per me è uno dei suoi gusti. Ovviamente ci sono i capolavori riconosciuti, ma anche i capolavori non è detto che possano piacere a tutti. Senza eccezioni mi rendo conto che il prezzo è molto elevato. Sono solo due volumi, però comunque sono bei volumotti, belli grossi, belli cicci. La vecchia edizione è introvabile, non si può trovare. E quindi ecco, mi rendo conto che non è per tutte le tasche, però mi rendo anche conto che di grosse novità alla fine non ce ne sono. Se qualcuno ha tenuto qualcosa da parte, proprio nel fatto, per il fatto che grosse novità non ci sono, quindi ha risparmiato negli ultimi anni. Si può fare uno sforzo. Eh, perché non so quanto possa. Si farà mai delle ristampe? E se quando. Fra quanto le rifarà? Quindi. Adesso che è ancora trovabile, ci, si può anche prenderlo. Però comunque. A me è piaciuto. L Ho detto sinceramente, poi non so se qualcuno di voi l'ha già letto, ma mi scrivo qui sotto nei commenti che mi fa piacere. Se gli è piaciuto o meno, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché è totalmente gratuito. Se volete supportarmi ancora di più, mettete like, commentate, condividete, suitemi anche su tutti gli altri social perché così mi aiutate tantissimo. Noi ci vediamo ai prossimi video.